E lo sai che cosa penso? Eh? Che io non ho bisogno di te. Poi, a quanto pare, sono diventata un'invalida. Eh? Vorrei morire. Molta gente vorrebbe morire. Ma quanto sei carina! Sì. Ma se ti dico che vorrei morire, quello che devi fare è cercare di tirarmi su. Non dirmi che ho ragione solo per farmi stare zitta. E fare la spesa, pulire la casa, fare conversazione. Ma come conversazione? Perché tu questa la chiami conversazione? Aspetta. L'olio. Il detersivo per il piatto, in cucina. Ah! Lo vedi? Che mi è scivolato, lo vedi? Questo tipo di bottiglie scivola. No, sono le mie mani che scivolano. Le porto in cucina. Mi fanno sempre male le mani. Sarà l'artrosi, l'artrite. Non è la stessa cosa, artrosi o artrite. Non me lo ricordo se artrosi o artrite. Deve essere artrosi. Dovrà avere pazienza. Senti, dammi del tu, eh? Con i vecchi magari si fa fatica. Ehi, quando sarò vecchia? Perché ancora non lo è? No, non lo sono, no signora, dentro no. Guarda, oh, guarda. Guarda come muovo il culo. Non sa se è artrosi o artrite. Ha mai pensato di fare il test per l'Alzheimer? Ma cosa dici? Ma senti, ma come ti permetti? Ehi, guarda che a me non si parla così, eh. Del tu sì, ma con rispetto. Parlo della salute, bisogna starci attenti. Ma guarda che stupido! Dei test non costano niente. Ma come ti salta in mente, scema? Ma è mia figlia, eh? Ti ha scelto per rendermi la vita impossibile. È con questa intenzione che ti ha scelto. Non lo credo. Ma non lo credo. Se ne sta lì, tutta bella, tranquilla. Cosa vuole? Sua figlia può essersi sbagliata. L'importante è che l'intenzione era buona. Allora mi dai del tuo, devo darti anch'io del lei. Faccia un po' come vuole. Mia figlia ti ha detto che ho l'Alzheimer? No, certo che no. A te sembra che straparlo quando parlo? Non ci conosciamo, non glielo saprei dire. Grazie tante. Tutti straparlano, questo non vuol dire niente. No. Quella che straparla è mia figlia, ficcandoti questa idea in testa. Sua figlia non mi ha ficcato in testa nessuna idea. Mi scusi. Che cosa ci fai qui? Eh? Cosa fai qui? Non sa cosa ci faccio? No. Non lo so. Non lo capisco. E se non lo capisco, non è perché ho l'Alzheimer. Anzi, tutto il contrario. Guardala come sta. Mia figlia. Madonna, ma è dura, è antipatico. Mio figlio? Oh, è simpatico, mi fa ridere. Viene a visitarla spesso? Sì, mi porta fuori a passeggio, mi porta al cinema. Ogni quanto può. A me pare che chi si occupa di lei è sua figlia. Chi mi ha cercata e chi mi pagherà è sua figlia. Ti pagheranno tutti e due. Sgradevole, antipatica come lei. Può essere. E non capisco cosa ci fai qui. Gli uomini sono dei bastardi. Mi scusi. Beh, questo è vero, eh. Io sono femminista. Su serio? Oh, sì. Quando ero più giovane io andavo alle manifestazioni che si facevano all'epoca. Avevo un cartello appeso al collo con su scritto anche io ho abortito. Abortito? Ma perché mi hai preso? Ma certo che no. Non ero lesbica, ma andavo anche alle manifestazioni con un cartello che diceva anche noi siamo omosessuali. Era, no, per rompere le palle ai reazionari. Ma guarda che, oh, mi davo da fare io. E anche suo marito? Sì, mio marito. È sempre stato un reazionario. Quanti anni ha se non le scoccia a dirmi? Parlami di te, noiosa! Gli anni che ho sulle spalle. Ne ho 8 o 9 meno di quelli che dimostro. Già. E non sto male con la testa. No? E tu invece? Sì. Vai a saperlo. Ho visto gente più giovane, di giovane come te, che poi tu non lo sei neanche tanto giovane.
che tu li guardi e dici, beh, ma poveracci. Sua figlia le ha detto che sono una poveraccia? Se non ti ha detto niente di me, e non ci credo, nemmeno a me ha detto niente di te. E a questo ci puoi credere. Non mi vai a genio, lo sai? Non mi vai a genio. Ma lasci perdere. Dai, se ti piacerebbe. Ho del lavoro, lei parli pure. Se mi trascuri, vedrai cosa ti succede. Io non l'ho studiato, ma non avevo bisogno di studi per essere una femminista. E adesso non sono niente. Le medicine vanno in questo cassetto, aspetta! Cosa fa? Guarda quante pastiglie! Voglio leggere il foglietto. Dia me. Guarda. Un sedativo. So leggere. Sì, un sedativo. Avanti. Nel cassetto. È tutto pieno, non c'entra niente. Allora lì sotto. Ne ha prese un arsenale. Ma è mia figlia, fa così con tutto. Così, no? Risparmia i viaggi. Ah, Dio mio. Ce la fai? Sì, ce la faccio. Brava. In ordine. E adesso? Siediti. Porto la spesa in cucina. Siediti, cazzo! Perché? Non ti preoccupare! Non ti faccio domande indiscrete. Ogni cosa a suo tempo. Però, devi venire in casa mia ogni settimana? E allora, ci sono delle cose che devo ficcarti in testa. Devo lavare il pavimento, non lo vede? Lei parli, dica quello che vuole e intanto lavoro. E in questo appartamento hai voglia di tenerlo pulito. Siediti e sta zitta. Non posso. Ma siediti! Guarda che io non sono una sciattona, Ecco. È il proprietario che non vuole mettere mano a niente nell'appartamento. Ma non lo lascerebbe fare nemmeno a me, Ammesso che avessi i soldi. Proprio lui vuole che cada a pezzi. Io sono qui per lavorare, mica in visita. Ma non mi dire, non me ne raccorta. Le ricordo come stanno le cose. Oh, non sai quanto te ne sono grata. Aspetta! Devo avvertirti di una cosa! Allora. Non mi hai detto una parola sugli scaffali. E cosa le dovevo dire? Per via degli scaffali, no? Che hai creduto che ho l'Alzheimer? Per via degli scaffali. Si occupano spazio. Io non ho mai creduto che lei abbia l'Alzheimer. Ho pensato che a una certa età è bene che una controlli di non averlo l'Alzheimer. Questi scaffali? Sì, pieni di fumetti. C'è qualche altra cosa che non siano fumetti? Non vedo neanche un libro normale. Non sono fumetti, sono giornalini. Che differenza c'è? Che noi li chiamavamo giornalini. Li conserva da quando era piccola? No, me li sono comprati adesso, da vecchia. Dov'è che vai? Lei parli, io intanto lavoro. Da piccola. Compravano pochi di giornalini da piccola. Non me ne compravano mai. Meno male che avevo Marisa. Che cosa fai? I suoi fumetti o giornalini. Sul serio legge questo? Non legge nient'altro? Non lo toccare! E trattalo bene, cazzo! È proprio questo che ti volevo dire! Ma se non sono neanche per adulti, sono per ragazzini, ma dai! È una cosa così... Lascialo, non la posso! Principessine! Guarda qua, c'è anche la strega! Ma sul serio, lei era una femminista? Basta, spostati! Devono stare bene, in ordine! Ecco, e vanno trattati con delicatezza!
non ti avvicinare, eh? Non ti avvicinare nemmeno per togliere la polvere, magari la toglierò io. Tu non ti avvicinare, intesi? È così che butta via i soldi? Ho finito, me ne manca uno solo e poi avrò tutta la collezione che volevo avere. Non li toccare più, mai più. È questo che ti volevo dire, d'accordo? Mi hai sentito? Sì, stia calma, le si alza la pressione. Per caso io non rispetto quello che leggi tu? Cosa ne sa lei di quello che leggo io? Hai studiato lettere, di sicuro leggi. Ah, lo sa! Ma non capisco come sei finita in casa mia, una laureata. Ma così male vi vanno le cose? Ci sono più donne laureate che fanno le pulizie nelle case di quanto lei pensa. Non lo dicono perché si vergogna. Balle! Cosa le ha detto di me sua figlia? Cosa mi doveva dire? Non lo so. Niente, non mi ha detto niente. Te che avevi studiato, che sei molto distinta. E che altro? Nient'altro! Tutto qua. E questo è il punto, che la cosa non mi quadra. A patto che faccio quello che devo fare, non c'è niente che le debba quadrare. Tu non mi toccare i giornalini, tieni le mani a posto, ne riparleremo se mi quadri o no. E adesso ascoltami, e guarda che non scherzo, guarda che non sono in vena, guarda che non mi piacciono le stupidaggini. Cos'è che devo guardare? Questi giornalini! Questo mucchio di giornalini che io ho collezionato per anni. Beh, sono sacri. Sacri! Parlo sul serio! Non c'è niente che mi interessi di più nell'appartamento, mi hai sentito? Sì, come dice lei. Sono le mie collezioni, ce le ho intere. Io me li sono andati a cercare, i miei giornalini. Tutte le domeniche, ai mercatini, senza mai mancare. E cosa credi? Eh? Cosa credi? Che te li regalano? Sono antichi, sai. Guarda, costano un occhio della testa. Quando troverò l'ultimo che mi manca, finalmente tirerò un sospiro di sollievo. Lei non è che sta proprio bene, eh? Perché? Da cosa lo vedi che non sto proprio bene? Non si nervosissima. Io non so chi sei, non capisco che cosa ci fai qua, e ti prendi troppe confidenze. Io la pago, non mi dà nessuna spiegazione, e guardate come mi tratta. Mi paga sua figlia. Mia figlia e mio figlio. Io lo so che questi giornalini sono quello che sono, beh, lo so. Però è quello che ho. Che c'è? Niente. E visto che pensi che sono merda, e che se li tocchi ti sporchi, beh, non li toccare! Io me ne frego! Meglio così! Se vuole, per cambiare un giorno le lascio un romanzo. Non voglio romanzi, troppe parole, mi fanno venire mal di testa. Su, basta, basta così! Oh, io ti ho solo voluto avvisare! E ora mi ha avvisata. Sono le mie distrazioni! Nessuno si deve mettere in mezzo. Ma lei non ha amiche o vicine per distrarsi? Le vicine? Litigano tutti i giorni. No. Io non capisco loro, loro non capiscono me. No. Chi in casa tua ti metti, da casa tua ti caccia. Belle vicine che ho. E allora cosa fa? A parte leggere i fumetti e guardare la tele. Niente. Quello che voglia. E tu cosa fai? A parte venire qui un giorno alla settimana per pulire fino a che non mi stufo e non ti sbatto fuori di casa. Se mi fa perdere tempo mica potrò finirlo il lavoro. Ma io non ti faccio perdere tempo. Tu devi sapere chi sono io e come funzionano le cose in casa mia. E io devo sapere chi sei tu. D'accordo? Su, sparisci. Sei sposata? Visto che qui non durerò, non c'è bisogno che glielo dica. No, adesso non trovare delle scuse. Io devo sapere chi mi mette in casa mia. Mia figlia, non mi darà spiegazioni. E in verità non me ne ha proprio data. Ecco, aveva fretta, come sempre. Non sono più sposata. Sposata proprio non lo sono mai stata. Faccio lezioni in una scuola,
non molte. Sono stata per un po' senza lavoro. Perché? Che cosa avevi? Sei malata? Si contagia? Non le contagio niente. Come va con la memoria? Vabbè, sto non cambiare discorso, eh. Ha detto che verrò un giorno a settimana, no? L'avrà saputo, verrò 2 giorni a settimana. Sì, 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 sì. Mia madre aveva l'Alzheimer. E visto che non la potevo curare, io l'ho portata in un ospizio. Vedrai, io non andrò mai in un ospizio. Sua madre sì e lei no? Io con la testa sto bene, con la memoria sto bene. Sì, e poi il fatto che mia madre avesse l'Alzheimer non vuol dire che devo averlo anch'io. Hai capito? Mia madre era una brava donna, ma non aveva coraggio. Questo tipo di persone che si prende l'Alzheimer. Io sono cattiva. Sì, 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 sì. Per questo l'ho rinchiusa, povera donna. E noi persone cattive campiamo fino a 100 anni, belle fresche. E tu? Che malattie hai? Nervi. Questo appartamento, lo vede? È un disastro. E te la smetti di cambiare discorso, eh? No, ma sul serio, non c'è modo di costringerli a fare qualcosa per sistemarlo. Non lo posso toccare! Nemmeno se pagassi io, te l'ho detto! Io non ho diritto a niente. E ne voglio. Ma così risparmio. Lo sai che risparmio? Credevo che non avesse niente. Un po' di soldini da parte ce l'ho. E se lo dici a mia figlia, io ti ammazzo. Stia tranquilla. Paghino i miei figli. Io non ho chiesto niente. E poi devo risparmiare. Beh, comprando fumetti non risparmio. Me ne manca uno solo. Scema. E poi dividevo metà di quello che mettevo da parte per i giornalini. E l'altra metà per il viaggetto. Un viaggetto? Sì, a Parigi. Presto farò un viaggio a Parigi. Sì, certo. Che vuol dire sì, certo? Che me ne frego. Guardami quando parli e non bofocchiare. Che cosa hai detto? Starebbe meglio in un ospizio. No. Io non farò la fine di mia madre. Io prima di andare in un ospizio apro la chiave del gas e mi faccio trovare morta. Non la troverebbero morta se oltre ad aprire il gas non accende un cerino. Sono anni che il gas non ammazza nessuno. Quello, il cattivo odore serve solo ad avvisare che è uscito, non ammazza nessuno. Ha parlato il genio, ma non sa quello che dici. Quello che ammazza è accendere un cerino. E accendere la luce quando il gas si è accumulato. Allora sì che c'è un'esplosione. Sicuro? Sì. Che ne sai? Un'esplosione? Un'esplosione. Un'esplosione. Ha parlato il genio. Quanto grande è l'esplosione? Ma dipende. Potrebbe anche saltare tutto il palazzo. Vuoi dire che anche i vicini se ne andrebbero all'inferno? Ma che faccia fa? Quella che mi va di fare. Hai studiato, no? E allora deve essere per questo che quando ti conviene fai tanto l'educata, quella che sopporta. Ma in me però è più forte di te. Tu pensi, credi di sapere tutto. Ma le puttane sì che sanno tutto, più di te. Il quartiere è pieno di puttane. Lei non sarà una puttana, ma la sua lingua. Che cosa ha la mia lingua? Ehi, attenta come parli. Non si parla così ad una vecchia, anche se la vecchia è rincoglionita. Senta, francamente ho studiato, ma chi se ne frega. Senti, questa cosa dell'esplosione è una verità o una bugia? Ma che faccia fa? Ma la prego, ma mi sembra una strega! Alla fine se l'è presa la signora distinta, mi insulta pure! Beh, non te lo permetto! Ma sa che è proprio cattiva? Morirebbero tutti quelli di questa scala e lei?
felicissima, magari sarebbe anche l'unica a salvarsi. Una donna delle pulizie, per quanto saputa, non parla così alla signora. Ma dove sei mai visto? Sei una stupida! Dirò a mia figlia che non voglio più che torni. E chi se ne frega? E non accendere il gas, non accenderà nessun cerino. Io voglio campare fino a 100 anni! Io no! Al giorno d'oggi si campa fino a 100 anni, belle fresche, con la testa lucida. Buon tanti auguri! Madonna mia, ma come ti permetti, brutta mocciosa! Senti, io te lo dico adesso perché dopo tanto non torni più. Tu sei un'acida, dentro e fuori, acida! Sì, io sono acida, è vero. Però senti chi parla. Senti, io sarò acida, ma solo un poco, sai, e non mi piace di esserlo. E invece tu, ma beh, una ragazza che ha studiato, ma dove sei mai visto? Ma vattene via, che sei acida! Visto che la giornata me la pagano lo stesso, prima finisco il lavoro e poi addio e tanti saluti, mia vecchia signora. Dove ce l'hai fidanzato? Non ce l'ho! Ne ho viste di più brutte, che ne hanno quanti ne vogliono. Ma al giorno d'oggi non è mica un problema. Sarà per il tuo carattere di acida. E sarà per quello. Non fingere di darmi ragione! E prima di tagliare la corda, ricorda, se vai a lavorare da un'altra parte, che devi rispettare la padrona. E questo, per questo sei pagata, se no non troverai il lavoro. Cazzo, una cosa che ti lascio darmi del tu, ma un'altra cosa è il resto. Ricorda chi te lo dice. Hai finito? Sì. Desidera qualcos'altro la padrona? Dalle tue mani neanche un bicchiere d'acqua voglio. Allora mi stia bene. Aspetta. La prossima volta portami un succo d'arancia, ecco, compralo prima di venire, poi ti do i soldi e non ti scordare lo scontrino al supermercato. Ma io non tornerò. Non se ne parla, tu resti, vedrai se non resti. Allora sì o no? Poi lo vedremo? No, mi pare di no. Io devo sapere chi sei e guarda chi ti parla! E tu guarda chi ti risponde! Io non racconto la mia vita al primo venuto! Cacchio! Mi hai dato del tu! Resti! E uomo avvisato, mezzo salvato, io le cose te le sto già tirando fuori! Io saprò chi sei, io lo credo proprio che lo saprò, io saprò di che pasta sei fatta! Mi hanno fatto un controllo! Oh. Sei stata dal medico? Non ti sentivi bene? Sei stata al pronto soccorso? Perché? Che c'è? C'è una brutta faccia? Che c'è? Quella di sempre. Però ti hanno fatto un controllo? Sì, 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 sì. E cos'hai? Cos'è che ho? Cos'è? Io che sono incazzata! Cosa ti ha trovato il medico? Ma cosa c'entra il medico col controllo? Non capisco, non... Hanno controllato l'appartamento, scema! In che senso hanno controllato l'appartamento? Io da... un sopralluogo! Ah, un sopralluogo, non un controllo! Beh, la stessa cosa! Sì, di salute si tira avanti! Di salute una quercia!
Però dicono che l'appartamento cade a pezzi. Vabbè, lo so già. E com'è che lo sai? Ma si vede a occhio nudo. Perché tu hai visto cadere qualcosa? Per caso ti è caduta qualche trave in testa? Ancora no, però me l'hai detto tu che l'appartamento cade a pezzi. No, che il proprietario vuole che cada a pezzi. Chi è venuto a farlo il sopralluogo? Ma non lo so, un tizio. Uno solo? Che lo stronzo del proprietario. Mamma, è rimasto un secondo e poi basta, un sorriso da idiota, contento come una Pasqua. E l'altro cosa ha detto? Era preoccupato per me. E tu gli hai detto qualcosa? Che io non ero preoccupata per lui e che andasse fuori. E lui? È andato fuori. E ora sì che sei preoccupata. Preoccupata? E perché? No, io sono incazzata. Ma tanto non mi possono mandare fuori di qui perché mi sono informata. E i tuoi figli cosa dicono? Mia figlia sospira. E tuo figlio? Con lui non ho parlato. Un bravissimo figlio. Sì, quando mi chiama mi fa ridere. Almeno butta tutto in scherzo. Ma mia figlia, ma la vedi? Ma cosa mi serve che sospira? Sei una madre fortunata tu. Sono la madre che sono. E adesso cos'è che fai? Non sapevo che funzionasse questa radio. Perché non doveva funzionare? Musica! Sì, è sempre sulla stessa stazione, danno solo musica. La tengo accesa o la spegno? Mi è indifferente. Che musica ti piace? Ma pulisci, sta zitta! Ma puoi per tenerla solo tu aperta la bocca? Oh, mi piace la musica dei film! È la musica da ballo. È il rock. Beh, Frank Sinatra... Ballavi il rock? Sì, signora. Benson. Ballavo. Sì, canzoni per strusciarsi in copia. Per quanto poi, più che strusciarmi, non è che facevo. E a te, che cosa ti piace? Ma io di musica ne ascolto poca. Sì, Robbie Williams mi piace. E chi è? È un inglese che canta. Ah, beh, sì, sono uno di adesso. Non sono mai stata una tipa da ballo io. Però Frank Sinatra cantava bene. Sicuramente non hai preso la pastiglia. Dai, dopo la prendo. Sicuramente ci sono dei giorni che te la dimentichi. No, non me la dimentico. Se anche me la dimenticassi, ma non serve a niente la pastiglia. Ti preparo il succo d'arancia, te lo prendi con la pastiglia. L'appartamento non cade a pezzi, eh? Allora? Ma vaffanculo! Tu perché mi sopporti? Per distrarmi, dicono. E per i soldi che prendi. Ma con me non ne guadagni molti. Ma vanno bene. Devi sola? Sì, non mi serve molto. E le lezioni invece? Vanno bene anche quelle, grazie. Io non capisco che cosa ci fai qui. Mi distraggo. Ma quello che volevano che facessi. Perché? Io voglio sapere chi sei. Io non lo so chi sei. Che cosa mi nascondi? Perché tu mi nascondi qualcosa. Qualcosa sarà. E qualcosa di cui ti vergogni. Ti divertiresti troppo se ti raccontassi qualcosa di me. Allora, dai lezioni, di cosa? Dio, questa donna di lingua. E un po' di letteratura. La letteratura non interessa più a nessuno. Gli insegnanti delle elementari non sanno niente di letteratura. È finita. Sì, gli amici invece? Ma lasciami in pace. Ma hai degli amici? Non ho bisogno.
ma non parli nemmeno con i colleghi di lavoro. Ah sì, vabbè, lavoro sì. Sì, cosa significa? Dio mio, che pesante. Parlo con i colleghi, come dici tu, sul lavoro, a forza. Non sono un tipo molto socievole. Ma così non ti si avvicina nessuno. Ma perché mi deve avvicinare qualcuno? Beh, no, ma se... per rimorchiare, no, come dite voi? Se già. C'è uno che mi viene detto. Contenta? Oh, e a te piace? No. Davvero? No. Sicuro, sicuro? A 50 anni perlomeno. Oh, no, no, ci sono dei signori che a 50 anni, ma sono bellissimi. Sì, ma non è il suo caso. E poi gli uomini in genere sono delle merde. Ma senti. Non mi piace. Ma cos'è che ha? È un tipo moscio, gli puzza l'alito, c'ha la forbora. No. Per fortuna è timido, non sa neanche come guardarmi. E allora perché non lo incoraggi? Non mi piace, non mi piace. Se mi si avvicina gli muore un ceffone. Cosa ti prende? Ma che si fotta, che si faccia la sega! Ma che cos'hai con gli uomini? Niente. Non si direbbe. Poi me lo dirai. Io qua faccio il mio lavoro e me ne vado. Non sono qui per raccontarti la mia vita, intesi? Ehi, ehi. Guarda che questo me l'hai già detto. Non mi fare la predica a me perché la so fare anch'io. Io dico solo che questo maestro timido, questo professore timido, a me non sembra così spaventoso. Oh, ma magari a me piacerebbe. Sono io che devo sopportare i suoi sguardi. Lasciamo perdere. Sì, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Oh. Non ho niente da nascondere. Io no. Tu pensi che io sono spostata, eh? E io penso che lo sei tu. Perché tu lo pensi che io sono spostata? A volte. Dipende. Ma chi se ne frega? Ah, questi giornalini, eh? Quando io morirò, se ne andranno al fuoco. Io sono nata in questo appartamento. Sì, eravamo in cinque, eh? Non ci trovavo. E se resto solo io. Tempi proprio... Sai la miseria? E nel cortile? Aspetta, quanti metri ci saranno? Tra il mio ballatoio e le case di fronte. Che? Dai, sveglia, quanti metri ci saranno fra il mio ballatoio e le case dall'altro lato? Ma cosa dici? Oh, sveglia, cazzo, quanti metri? Ma che ne so, saranno 7, 8, non ci passa il sole neanche d'estate. Ecco, prima era anche peggio. Madonna, di sotto... schifezze, topi, ma però nel ballatoio, giusto nel ballatoio di fronte, viveva Marisa, una bambina che si chiamava Marisa. Vuoi che spengo la radio? Sì, sì, spengo. Mi ascolti? Sì, 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 tanto lavoro. Allora, nel ballatoio di fronte, no, viveva questa bambina che si chiamava Marisa e... qui in casa non me li comperavano i giornalini, però tutti i bambini leggevano i giornalini. Per esempio, i genitori di Marisa, no? Erano persone come noi, però a lei glieli comperavano i giornalini, a me no, fanculo! Ma, però Marisa mi passava i suoi, era una storia, tu non indovinerai mai come me li passava. Te li passava, ecco qua. E invece no, genio! Oddio. Allora, guarda, i genitori di Marisa avevano messo un filo, no, di ferro che andava dal loro ballatoio al nostro e ci avevano appeso un cestino e c'era un lungo filo annodato alle due estremità del cestino. Allora, Marisa tirava, il cestino arrivava da lei e lei ci metteva dentro 2, 3 giornalini e poi tiravo io. Capito? E il cestino con i giornalini dentro arrivava fino alla nostra ringhiera. Oddio, io me li leggevo anche, ma proprio, sai, 4,
5 volte, ma... E, no, in cambio io ogni tanto le mettevo nel cestino una bambolina che non voleva una cippa lep. Una cippa che? Niente, niente. E, no, 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 la bambolina era carina, bella. E poi a Marisa piaceva molto. Se ti dovessi ascoltare seduta adesso mi sarei già addormentata. Ma guarda che sei stupida. E poi, insomma, un giorno Marisa e la sua famiglia, ma così, proprio così, senza preavviso, sparirono. Ma chissà dove sono andati a finire. Molto interessante. No. Non c'è niente di interessante. Tonta. Come se non lo sapessi. Sì, sì. Sì, la mia vita è stata molto noiosa, molto noiosa. Capirai? La mia epoca di emancipazione è stata quando i miei figli avevano 14-15 anni, è stato quando andavo a gridare gli slogan per la strada con delle amiche, ma io mi vergognavo e allora non ci sono andata più. E poi niente, poi niente, non un lavoro che mi obbligasse, no, ad uscire di casa, no, no, non un marito che mi facesse compagnia, né i figli che mi venissero a trovare contenti, ecco, il maschio ancora, ma lo vedo poco. Sono degli e basta, Dio mio! Quasi mi fai venire voglia di darti ragione. Cattivo, non ho vissuto un giorno in cui mi sia sentita, insomma, proprio nemmeno per un momento, neanche per un'ora al centro dell'attenzione, mai, mai. E poi quando, grazie a Dio, mio marito è morto, no? Io ho cominciato ad uscire le domeniche, ad andare ai mercatini e cazzo! Ma una domenica io, ma non vedo, lì, i giornalini, quelli che mi prestava Marisa. E allora mi sono venuti in mente tutti i pomeriggi passati con lei. Credimi, è l'unico ricordo carino che ho. E qui ci sono le collezioni che faceva la tua amica. Sì. E altre che vedevo in edicola che attiravano la mia attenzione. Cazzo, sono 9-10 anni che mi ci dedico. Madonna, se trovassi quello che mi manca, porca di una puttana, guarda. Ecco, quella lì, attenta, eh. Brava. Questa qui è della mia collezione preferita. Disegni sdolcinati? No. A me non piacciono. Ma in ognuno. Sono le parole di una canzone che all'epoca andava di moda. Ma ce l'ho praticamente tutta questa collezione. Mi manca solo il numero 399. Che memoria! Per quello che mi interessa ce l'ho. Il 399. E poi avrò finito. Ma vedi? Io ti racconto cose. Quando me ne racconterai tu qualcuna? Dici mai? Dico magari un'altra volta? Dai, beviti il succo una buona volta e finiscila con tutte queste storie. Vai. Me lo bevo quando ne avrò voglia. Se ci metti troppo le vitamine evaporano, non serve più a niente. Noiosa. Forza, è solo un sorso, su. Non hai capito niente di quello che ti ho detto. Beviti il succo, testona. Quando ho visto i giornalini di Marisa, lì, in un angolo, io... Non esagero, Io ho pensato che quella, Madonna, sarebbe stata la soddisfazione della mia vita. Io li avrei avuti, quei giornalini, che cazzo mi passavano tra le mani, ma non ci rimanevano. Io li avrei avuti tutti. E ora, no? Io guardo alla bambina, alla ragazzina che ero, no? E le dico... Parli con te stessa.
Cioè, tu parli con te stessa quando eri piccola? Perché è qualcosa in contrario? No, niente, è una cosa così... una cosa molto... molto d'anziano. Molto raffinata. Ma... e mi dico, le dico... guarda... quando sarai grande... li avrai... tutti! E li avrà tutti! Lei! E questo è quanto. È la cosa migliore che avrò fatto nella mia vita. E non ridere, perché sennò guai a te. Dai, finisciti il succo, eh. Ah. Merda! Non lo toccare il giornalino! Ma si è balchiato solo un po'. Stupida, lascia il giornalino sul tavolo! Lo pulisco con lo straccio. Fai attenzione! Io lo sapevo. Ma se questo giornalino si rovina, io ti ammazzo! Ma è colpa tua, il bicchiere è scivolato a te! Io ti uccido! Tu sei stata tu a rovesciarlo, io non c'entro niente! Tu se resti in questa casa, non la smetterai di darmi delle pugnalate! Ma non fare la drammatica! Sei venuta a rompermi le palle! Cos'è? Mia figlia te l'aveva raccontato, ti aveva dato ordini! Ma cosa dici? Beh, non sarà così! No, signora, non sarà così! Tu hai bloccato il giornalino, sei stata tu! Ma io ti ho capito, Ma tanto meglio tu... dal primo momento! Pazza isterica! Tu vuoi distruggere le mie collezioni, è questo che vuoi? Dai, dillo! Calmati una buona volta, mi incazzo! Vai via! Fuori! Non strillare! Fuori! Non sai quello che dici! Non mettere mai più piede in un posto mio dove ancora comando mio! Io sono stanca, papà! Mio, vattene! Sono stanca! E vanno a raccontare a mia figlia, Diglielo che le è andata male! Io me ne fotto! Delle miserie che stanno dietro la tua faccia scolorita, la tua aria di cadavere, fetido, che ancora cammina! Vecchia, tu non lo capisci che hai bisogno di aiuto, ma io me ne frego di te! Fammi a parte! D'accordo, allora, sai cosa ti dico? Lo sai tu quello che ti aspetta! Chiudi la porta quando te ne vai fuori! Addio, buon viaggio, vaffanculo! Tu i miei giornalini non me li mandi a puttane! Hai capito? Affari, quello che ti dico! La mia merda è solo mia! Adesso non mi romperà più un cazzo! Nessuno mi romperà più un cazzo! Thank you.
credi che mi scuserò? Come va? La salute del fumetto macchiato? Non mi scuserò! Che disastro! Sua figlia avrebbe almeno potuto pulire un po'. Anche lei ce le ha due mani per prendere una scopa? Io non ho di che scusarmi. Mi aspetta un mucchio di lavoro. Ma su, si sposti! E ora mi darai da lei per tutto il tempo? Non so perché, ma le ho portato una cosa. Che cosa ci fai qui? Sua figlia. Ti ha dato l'aumento, Non la smetteva. No, non mi ha dato l'aumento, ma non la smetteva. Se avessi dignità, non ci torneresti. Quante settimane sono che non venivi? Ecco, io non le ho contate. Lei invece mi sa di sicuro, Cinque! Vedi? Io al tuo posto non sarei tornata. A me se mi cacciano da una casa, tranquilla, che non mi vedono. Ci credo. E se io ho carattere, anche tu ce l'hai, anche se fai finta di no. E ora, questo sì. Non mi trattare male di nuovo! Ah! Mi hai trattato malissimo! Oh! Sa perché sono tornata? Perché lei mi diverte! Sì, come no? È una strega! E tu cosa sei, No, io non lo so, Non lo so che cosa mi nascondi, però ogni cosa a suo tempo! Forse sì! Cosa? Ah, vedremo! Oh, certo che lo vedremo! E allora? Allora! Come va con il maestro? Con il professore di scuola che ti veniva dietro? Ancora ti viene dietro, vero? Ancora lo fa? Non mi stuzzichi, Non mi stuzzichi, meglio che non mi stuzzichi perché non ha nessuna importanza. No, nessuna. Sì, è un bravo uomo, ma... Non lo so! Non lo sai! Io non ci ricasco! E ora, lasci in pace la scuola! Dammi del tu! Che fai? Che succede? Dove vai? Guarda che ti ho portato! No. Io non ricevo corrispondenza, no. La propaganda la butto e le bollette pure. Ma non è posta, è mia. Te la porto io, aprila. Perché? Una busta così grande. Che c'è dentro? Ma è un... Quel giornalino. Oh, fanculo! È il 399! Oh, Dio mio! Ma come hai fatto a trovarlo di lì? Non so più cosa dire! Dio mio! Ma pensa... È l'ultimo numero che cercavo, non me ne mancava nessun altro. Lo so. Porca puttana, questo donno! Mamma mia! Beh, ora non dovrai più cercare, no? Tu lo vuoi che mi venga un infarto? Sì, proprio così! No, non ci credo! La collezione intera! Oh, Gesù! Ce l'ho tutta!
E magari adesso ti devo dire pure grazie. Beh, guai a te. Cosa vuoi, che mi metta a piangere? Non voglio che mi vedi piangere, stupida. Quante storie per un fumetto inutile. Beh, me lo hai portato tu, no? Scema. È finita. Ci sono riuscita. Ho quello che volevo avere. Figliola. Grazie, grazie. Fa fatica a dirlo, eh? Non sai quello che hai fatto. Io invece credo di sì. Sono una stupida. Anche tu? Te lo pagherò. Come no? Non so cosa devo dire. Stai un po' zitta, no? E adesso? Cosa faccio? Ti riposi? No, no, no! Mi resta ancora l'altra cosa da fare. L'altra cosa è il viaggetto! Ah, Parigi! Sai, oh, ne ho trovato uno perché sanno come portare in giro i vecchi. Allora, se sei della terza età, ti fanno delle agevolazioni in bassa stagione. Certo. Cosa vuol dire bassa stagione? Quando a Parigi ci va meno gente. Meglio, più larghi. È molto bella Parigi. Ci sei stata? Io, ma perché? Boh, no, figurati. L'ho vista alla tele, nei documentari. Li ho fregati, Sì, ti ho fatto credere che sono una della terza età, ma che mi conservo. Vai a vedere che ci han creduto? Sembro una della terza età. Della quarta. Non mi devi sbattere in faccia la mia età. No, potresti essere anche un po' più diplomatica. Non lo sono. Madonna, nervi. È finita. Ho tutte le collezioni di giornalini che io volevo avere. Sai cosa direbbe Marisa? Sa dove sarà? Magari a Parigi. O al cimitero. Però io no. Vedi, ho i giornalini e adesso avrò anche il viaggetto. Quando parti? Oh, il mese prossimo. Ah sì? Tu sei un poco strana, eh? Non dire di no! Oh, no, figurati, io non dico niente. Perché sei tornata? Perché non so cosa fare. Ma magari avessi io i tuoi anni, ma guarda che sei proprio stupida! Non ti togli la parola stupida di bocca! Cos'è? No, mio marito mi chiamava sempre stupida. Ah. A te non te l'ha mai detto nessun uomo? Mi hanno detto altre cose. E che cosa ti dicevano gli uomini? Niente. Non vorrei rovinarti il pomeriggio. Dai, te lo dirò io se me lo rovini o no. Non intendo raccontarti la mia vita. Io credo di sì, sarebbe anche ora. Lascia perdere. Ma andiamo. Non è divertente. Ma per una volta potresti parlare tu. Non ho voglia. Non dovevi aprire bocca. Oh, allora. Vediamo.
Sono stata più o meno sposata. Questo te l'ha detto tua figlia? No, ti è scappato, detto a te. Ero maestra. Non è che davo poche lezioni come adesso, eh? No, no, no. Io davo lezioni tutto il giorno. Vedi che parlo, eh? Contenta? Se non ti fermi qui, sì. Arrivavo a casa stanca, però io ci arrivavo volentieri. Per lui. Lui, tuo marito. E sono successe delle cose che mi hanno messo in malattia a tempo indeterminato. Ma lo psicologo mi ha detto... Cazzo, lo psicologo? Mi ha detto che... Se me la sentivo, insomma, che comunque valeva la pena di non restare a casa tutto il giorno. E così mi hanno trovato le lezioni che ho adesso. Ci sono stati degli amici di prima che... Prima di cosa? Mi hanno trovato le lezioni che ho adesso. Solo che certe volte io non ce la faccio. E non mi presento. Non succede spessissimo, no? Io non ce la faccio, non posso, non ho il coraggio, non sono dell'umore di essere circondata dai ragazzini. I miei colleghi lo sanno e mi coprono, non dicono niente, poi non è che succede spesso, Mi pagano poco. Alla fine mi distrae di più venire qui. E qui cos'è? Vedo una vecchia, non vedo una creatura. Non mi ero mai occupata della casa di nessuno. Tua figlia? Tua figlia? O la mia? Io non ho avuto nessuna figlia. Tua figlia. Porta tua nipote alla scuola dove do lezioni. No. Se io mia nipote la vedo veramente molto poco, che non mi ritengono abbastanza presentabile. La gente, i genitori degli alunni parlano sempre. Fanno finta, però le cose le sanno, parlano, non si può evitare. Ma sei malata? No. Non lo so. Però non lo ero. Hai un figlio? No? Che in qualche modo c'entra qualcosa. Lui non c'entra niente. Allora tuo marito, madonna, ti devo cavare tutto a forza. Mio marito non sono andata a trovarlo neanche una volta. Che resti dove sta? Non me ne frega niente se ha il mal di testa o se muore per un mal di denti. Che resti dove? Non ne voglio parlare. Ma hai cominciato, adesso finisci. Io e quel tizio siamo andati a vivere insieme. Non siamo neanche arrivati al matrimonio. Nel giro di 2 anni io sono rimasta incinta. Non sapevo neanche se abortire o no. Ma stavi bene con quest'uomo? Apparentemente sì. Perché non si direbbe. No, infatti. E avete fatto un figlio? Sì. Abbiamo fatto un figlio che è arrivato solo fino a 6 anni. A 6? Sì. 6 e basta. E basta. Non chiedermi per quale malattia se n'è andato. Non è giusto. Alla mia età si deve morire, non a 6 anni. Senti,
Mi dispiace tantissimo. Sì. Ma dopo non avete pensato di fare un altro figlio? Non hai capito? Ah no, non ho capito. Nessuna malattia, non se n'è andato per nessuna malattia. No. Quell'uomo ed io litigavamo spesso. Andavamo d'accordo soltanto a letto. Litigavamo davanti al bambino. Non ci passava per la testa di evitarlo. Un gesto di... Il bambino si è messo in mezzo in uno dei nostri litigi e... Una brutta botta. Senza volerlo gli ha dato una brutta botta. Il bambino è caduto con la nuca. È morto. È andata così. È andata così. Vita è una merda. Una merda. Il mondo l'ha inventato il diavolo. Non esistono i diavoli. La vita è una merda. E così è finita. No, 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 ma non è finita, non è finita. Hai preso la pastiglia? Lascia stare le pastiglie, non parliamo di pastiglie. Io non parlo mai con nessuno, però tutti lo sanno. Tuo uomo ha ucciso tuo figlio. Non so se devo dirla così. Tuo figlio! È successo un tronzo di merda. Ma non hai fatto qualcosa, non l'hai ammazzato tu dopo? Io non ho fatto tante cose. Il bambino, non l'ho io, il bambino. È stato lui. Ora in carcere, non per molti anni. Però sta lì, è a pezzi, mi hanno detto. Che schiatti! Mio figlio, io... Non posso abbracciarlo. Io non lo posso toccare, no, non posso... Cosa faccio io? Non mi guardare! Mangio. Do lezioni se posso, vengo qui, dormo quando non so stare sveglia, non sono riuscita a tornare a insegnare normalmente. Devono stare attenti con me, eh? Non si sa mai che magari io do i numeri, do spettacolo durante una lezione, eh? È interessante. Tuo figlio. Non ti faccio vedere la sua foto. No, 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 non la porto mai con me. Non ti volevo chiedere di farmi vedere la sua foto. Anzi, guarda, se non vuoi, non parlare più di tuo figlio. Ecco, non parliamone più. Però dicono che è necessario sputare il rospo. Però, invece, resta dentro. Io non so cosa dire. Nelle tue collezioni queste cose non succedono mai. È per questo che mi piacciono i miei giornalini. La medicazione? Sì, la medicazione se n'è occupata mia figlia, è venuta più del solito quando tu non c'eri. Si vedeva, che si rompeva le palle, però si mordeva la lingua e stava zitta. E tuo figlio? Non lo...
L'ho visto solo una volta. Almeno lui non ha il cattivo umore di sua sorella. La medicazione, la pastiglia, ora la prendo. Sì. Succo d'arancia. No, va bene anche l'acqua. E la frutta. Sono le vitamine per andare in Francia. Devi stare in forza. Dio mio. Cosa? Gli uomini sono dei bastardi. Tutti. Dipende. Perché devo prendermi in giro? Dipende. Allora, se dipende, guardalo meglio, quel poveraccio che ti viene dietro. No! Ma ti fa così schifo! Dai, lascia perdere! Ma non puoi restare così! Io vorrei essere morta! Perché non accendi la radio? Me lo sono portato a letto venerdì scorso. Ma chi? Il professore che ti veniva dietro? Sì. Oh, oddio! Ma stai scherzando? No, vediamo stavolta. No, questa può aspettare, non mi lasci così. Cosa vuoi sapere? Dettagli intimi. No, che oddio, ancora oggi diventerei di mille colori. No, sai, per certe cose... sono un po' antica. No, è meglio lasciar perdere, non diciamo niente. Oh, cazzo, sta ragazzo! Andiamo, i dettagli! Ma sai la verità? Mi diverti! È come se fossimo un po' amiche. Madonna, ma chi l'avrebbe detto? Ma vabbè, amiche proprio no, no. Beh, un poco, però sì, solo un poco. Prima avevo amici. Anch'io.
Anche se per la verità non ne sono tanto sicura. Sai che quando penso alle amiche mi viene in mente solo Marisa. Ora devo fare uno sforzo. Uno sforzo. Io faccio fatica per ascoltare gli altri. Uno sforzo. Non me ne frega niente di quello che dicono. E invece con te è diverso. No, oggi sono eccitata. Eccitata? Mi tocca vederti contenta. Sì, ma adesso questo proprio non lo so, se me la sentirei di dirlo. Ma quella che dovrebbe essere contenta sei tu. Ti sembro contenta? No, proprio per niente. Ma insomma, sei andata a letto con questo tizio? Però, allora, me la racconti la tua storia d'amore, sì o no? Dai, dopo ti darò la mia busta. L'uomo, il professore, ha 51 anni. È stata la sua prima confidenza. Sapevo che era intorno ai 50. Beh, sono 51. Ma che razza di confidenza è che uno ti dica che ha 50 o 51 anni? Aspetta, aspetta. Dovevamo finire di riguardare delle carte di scuola. Era venerdì. Mi sono offerta di dargli una mano. Stavamo parlando per caso di un paio di professori che andavano in pensione. Non è il suo caso, eh? Io davo per scontato che aveva 50 anni. Lui mi ha messo davanti la sua scheda e mi fa: no, scusa, sono 51. Ah, è 50, 51. Ed è lì si è sciolto. E ha iniziato a raccontarmi che anni prima era stato sposato, che non avevano avuto figli e sua moglie l'aveva lasciato. Ma lei l'aveva lasciato perché non avevano avuto figli? L'ha lasciato per andarsene con un altro tizio. Allora, se l'ha lasciata per un altro tizio, qualche ragione ce l'avrà avuta, eh? Sì, sì, non è uno particolarmente stimolante, ecco. E quindi? E non... gli manca... Ma non mi direi che non gli si rizza? Vuoi questo tipo di dettagli allora? Io me li libero. Ma sì, sì che gli si rizza. A suo modo è delicato, ti suscita una specie di pena. E siccome io sono imbecille, col passare dei giorni, se cominci a guardarlo meglio, quando capisci che non si permetterà mai, no? Che grazie a Dio non ti molesterà mai, no? Che ne so, io ho pensato, mi costava, però avevo cominciato a guardarlo con altri occhi, no? E imbecille che sono, ho pensato che avevi ragione tu! Ma io do buoni consigli, eh! Alla pancia! Neanche tanta, ma questo non conta! Se io fossi una donna normale, questa cosa non conterebbe! Ma sei andata a letto con lui? Sì, sì, ho preso io l'iniziativa, ti rendi conto? Sono stata io! Hai preso l'iniziativa! Praticamente io l'ho costretto a invitarmi a bere un caffè. Che schifo! Ma che schifo di cosa? Sono stata io a spingerlo! Guarda che noi donne prendiamo sempre l'iniziativa. Sì, ma io non so cosa facevo. Lui, eccitato, era già partito. A scuola dovevano chiudere. Lui non aveva ancora finito il lavoro. Siamo usciti. Si portava le scartoffie a casa, siamo entrati in un bar. Nel bar, piano piano, ha cominciato a rendersi conto di quello che poteva succedere, ha iniziato a animarsi, no? Sai, il caffè, ha fatto un commento prudente sulla mia situazione. Ah, ma ti ha detto, ti ha parlato di quello che ti era successo col tuo compagno? Sì, ma io l'ho fermato subito. Mi sembrava contento, no? E siccome io l'avevo intrattenuto, lui non aveva ancora finito il lavoro, dovevo pure dargli una mano, francamente, era ridicolo, ma gli ho offerto di finire tutto insieme nel mio appartamento. Ovviamente lui ha accettato. Non ho scuse. Sì, sei stata un po' troppo precipitosa. Siamo arrivati a casa e lui l'ho lasciato da solo un momento. Ho fatto quello che si fa, no? Non lo so, mi sono sbottonata un bottone della camicia. Mentre lo facevo pensavo che era una fesseria, però pensavo che lo dovevo fare, no? Ma non è una fesseria sbottonarsi il bottone della camicia. Quando sono arrivata da lui si è accorto subito, è scemo, non è? Quasi mi saltava addosso. Fa me arretrata. E allora ho capito che era stata una fesseria. Io sono rimasta rigida. Lui mi palpeggiava e io sono restata rigida. Non riuscivo a
a tenerlo sopra di me, ma neanche gli ho detto di no, non ho neanche cercato, io non sono riuscita a staccarlo da me. Ma guarda che sei, ma magari, non lo so, magari... Siamo finiti a letto e il poveretto neanche si era reso conto che la cosa non mi andava, forse non voleva neanche rendersene conto, cieco com'era. Non eravamo neanche del tutto nudi. E lui lo ha fatto. E io l'ho lasciato fare. Ed è arrivato fino in fondo. E adesso di quello che vuoi. Sei arrivato fino in fondo è perché lo hai voluto tu. Sì! Sì, sì! E quando è arrivato in fondo, solo quando è arrivato in fondo, io ho cominciato a strillare. Allora ho cominciato a capire che la cosa forse non era andata come voleva lui. Adesso basta. L'ho insultato, l'ho cacciato di casa. Che cosa ha detto lui? Cosa ha detto lui mentre io... mentre si rimetteva le mutande velocemente come meglio poteva? Che cosa ha detto mentre io mi ripulivo con gli slip e gridavo? Basta non parlare così! Cosa ha fatto lui? Io avrei vomitato. Lui si mette... Non ho detto niente, niente di niente. Si è messo a piangere. Lui piangeva e io gridavo. Che disastro. Che disastro! Io non sono tornata a scuola, mi è già successo altre volte, è già successo, ma io non so se tornerò. Il poveretto deve aver paura che io torni e racconti tutto, ma io non tornerò e lui tirerà un sospiro. E invece tu devi tornare. No, non lo so se tornerò. E che cosa farai? Vedremo. Ma tu sei pazza, sei... Io non posso sopportare che un uomo mi tocchi. E non questo poveretto. Nessun uomo. Ma cosa ne sai? Ma cosa ne sai? Ma magari un altro uomo in un altro modo. Ma non dovevi correre così tanto. Non avresti dovuto avere tutta questa fretta. Ma che cazzo del primo giorno e via subito. Ma un'altra donna io non lo so. Ma tu. Tu non potevi farlo così. Qualunque uomo mi farà schifo, mi farà paura, schifo, rabbia. Mi viene in mente mio figlio. Io voglio mio figlio. Ma puoi averne ancora altri di figli. Io non voglio un altro figlio, io voglio mio figlio, questo figlio, nessun altro. Ma aspetta, ma cosa ne sai? Tu ti devi distrarre, ti devi divertire. Ma se io smetto di pensare a lui, lui scomparirà. Lo dicono anche quelli che capiscono queste cose, no? Io non voglio che scompaia il mio figlio. Malata sei. E allora? La vedi la busta? Vuoi che la apra? Adesso sì. Ah, Parigi. Il viaggio a Parigi. Il tuo viaggio a Parigi. Beh. Ci vorrà qualcuno che vi accompagni, no? Che ne so. Ve li lasciano tenere a voi i biglietti. Siete tutti vecchi.
Magari vi potete perdere, fa un casino, non so. Ma sicuramente io farei un casino. Non so come li organizzano sti viaggi. Ma chi se ne frega, senti, scusami, non me ne frega niente questo viaggio. Aspetta! L'ho cambiato! Pagando un po' di più. Vedi? Cosa hai fatto? Non è molto, ma insomma, vedi, c'è il biglietto d'aereo, la ricevuta dell'hotel, per 3 notti non è molto, ma è tutta pagata, è tutto a nome tuo, non lo vedi? Che è tutto a nome tuo! No. Ma come? Ma cosa ci faccio io a Parigi, alla mia età? Ma è troppo tardi! E poi me ne frego! Non lo voglio! Non se ne parla! Ma meno male che mi è venuto in mente che io ora sono ancora più contenta. Tu sei un disastro, ti distrarrai. No, grazie, tornalo a cambiare. No. Io ho i miei giornalini. Sono contenta più di quello che pensi. Per i giornalini e anche per delle altre cose. Ma direi i giornalini tutti. Io non me l'aspettavo. Ma sai che io li tiro giù dagli scaffali, no? Li metto in ordine, li guardo, sfoglio le pagine. Pura merda! E allora? Perché hai cercato l'ultimo che mi mancava? Abbiamo solo merda e a questa ci aggrappiamo. Come se tu questo non lo sapessi. Sì, io ho la mia merda, sono felice con la mia merda, non mi serve altro. Che ti prende? Eh? Cosa ti prende? Cosa ti devo dire? Con quello che tu hai raccontato a me, con la faccia che hai, dai. Tanta merda, però tu sei contenta. Sì, perché quando... Già lo eri quando sono arrivata. I miei problemi sono i miei. Però a me pare che tu sei contenta. Ma quando... Ti arriva una cosa all'improvviso, no? Qualunque cosa, qualunque sciocchezza, ti sembra chissà che, no? Sposta il culo, va che devo pulire. Ma adesso sei un po' più tranquilla? No! Allora, che cosa farai, a parte andare a Parigi? Non lo so, devo ancora decidere, E puoi lasciare le classi a metà del corso? Vabbè, immagino che tu sì, puoi farlo. Io posso fare quello che voglio, magari me ne vado. Non a Parigi. E dove te ne vai? No, non lo so, vedo. Forse non torno neanche più a casa tua. No, tu devi badare a me. Ma ne troverete un'altra. Chiama tua figlia, no? Chiedi a tua figlia di prendertene un'altra. Anzi, guarda, la chiamo io. No, lascia che ci parli io con mia figlia. Le dirò che deve convincerti che hai bisogno di prenderti qualche giorno di vacanza, ma che devi rimanere. La vedo domani. Tua figlia? Sì. Verranno lei e suo fratello. Tutti e due? Sì. Da quanto tempo è che non li vedevi tutti e due insieme? Oh, anni. Mi devono preparare e mi devono parlare. Mi devono... Oddio. Di cosa? Buone notizie dell'appartamento. Capito? Sì. Dell'appartamento! La cretina di mia figlia parlava, sembrava quasi che fosse felice di parlare con me! Vabbè, magari sì. Vogliono sistemare la cosa. Una sorpresa. E che tipo di sorpresa? Non me l'ha detta. Pare che vogliono, per conto loro, sistemare i tubi, imbiancare le pareti, ma... E non te l'ha detta? No, te l'ho detto, apposta vengono, perché mi devono preparare, non sia mai che per la contentezza, no? Mi sale la pressione. Non sentirti male. No? Ecco, brava, non sentirti male, è esattamente quello che mi ha detto. No, deve essere una cosa grossa, Se no, non verrebbero insieme, non si possono vedere. Sei contenta? Sono eccitata. È brutto questo? No. No, ma non è che sono proprio del tutto contenta.
Cioè, vedi, tu no, mi hai trovato l'ultimo giornalino e ora loro mi sistemeranno l'appartamento, già vai a sapere. È per questo che io non ho bisogno di andare a Parigi. Già. 3 giorni e mezzo di vacanza. Ti puliranno il cervello. Ma certo che devi andare a Parigi. E poi guarda, non si sa mai. Grazie. Di niente. E poi, se torni di umore tranquillo, ci guadagno anche io, eh. Grazie, non lo voglio. E non farmelo ripetere più. Cazzo, ma sarai sempre così cocciuta! Tranquilla, niente dura per sempre. Ma prendi questa busta, non la lasciare qui sopra! Goditelo tu, ne avrai bisogno, mi pare. Tanto io non ci andrei. Incredibile, questo testone, dopo che mi sa gritto. Non ne parliamo più! Ma di ingrati è pieno il mondo, ma è proprio così, eh! Io non voglio nessun viaggio, voglio mio figlio, dammi mio figlio! Tu sei pazzo! Non puoi ridarmelo, giusto? Non puoi, giusto? E allora fai quello che vuoi col tuo viaggio, io voglio mio figlio! Thank you.
Ma che è successo? Lasciami in pace. Ma dove sono? Dove li hai messi? Tanto erano merda, no? E allora che finiscano nella merda. Non ci posso credere, ma dove... dove sono? Sono sfinita. Ore e ore a salire e scendere. Ma dove li hai messi? Affanculo li ho messi, Cristo! Me li sono tolti di mezzo! Non direi sul serio. Se non devono essere miei, non saranno di nessuno. Cosa pensi che l'ho fatta apposta? Ma quindi dici sul serio? Ma sei pazza! Tutto lo sforzo che hai fatto per collezionare quei cazzo di fumetti? E tu cosa fai? Li mandi a fanculo? Sì, signora. Beh, saprai tu, no? Ognuno è libero di fare e di prendere le decisioni che vuole. Anch'io le prendo. Decisioni. Stupide. Sì. Ma non vuoi sapere perché l'ho fatto? Sinceramente me ne frego. No, dai, dimmi. No, no, non ti interessa, quindi lasciamo stare. Fai il tuo lavoro e non ne parliamo. Non c'ho manco più la forza di parlare. Che serve parlare? Per dire sciocchezze, dai, parla. Sono venuti a trovarmi i miei figli. Ah, sì. La buona notizia. Sì. Lo sai qual è la buona notizia? Sì. Tanto a te che te ne frega. Tu di. Peggio di me non puoi stare, ti avverto. Io non sto più in nessuna maniera. Hai preso la pastiglia? Le pastiglie in questi giorni? No. Ah, ecco. Brava. Ho detto a mia figlia, no? Che non me l'ero presa, ma per darle fastidio. E lei mi ha risposto che là, no? Io me le sarei dovute prendere, che volevo o no. E là, dove sarebbe? All'ospizio. Quindi ti portano all'ospizio? No, 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 sì. Questo è quello che credono loro, ma non se ne parla. Ah, resterai qua e loro parlino pure. Purché non arrivi un medico e dica che hai le facoltà mentali alterate. Ma qui non posso rimanere. Mi cacciano fuori, la buona notizia è che mi cacciano fuori dall'appartamento e per questo che si sono fatti vedere tutti e due. Ma ti cacciano fuori i tuoi figli o ti caccia il padrone di casa? Tutti dicono che in questo appartamento non si può vivere. Ma non ti puoi rifiutare, credevo di sì. Si sono messi d'accordo, mi obbligano. Magari starei bene in un ospizio. Prima morta, te l'assicuro. Prima morta e stramorta. Prima morta. Sì, signore, non mi manderanno mai in un albergo a 5 stelle. Io non avrò una suite con un'intera parete dove piazzare i miei giornalini. I giornalini non possono andare all'ospizio. Ma cosa ti servono i giornalini? Bene, affanculo i giornalini e affanculo io! Messa in una stanza che dovrei dividere con le scuregge di un'altra donna, di una vecchia. Non mi piacciono le vecchie. Neanche a me. E non ci andrò. Scapperai e andrai a vivere sotto un ponte. Non far tanto la spiritosa, eh. Io lo so quello che devo fare. Forse te lo dico. Forse no. Ora dai, dimmi. Dimmi, dai. Perché fai questa faccia storta? Non è quella che faccio sempre? Non lo so. Sì. Suppongo che tua figlia mi chiamerà oggi, domani o quando sarà per dirmi che non c'è bisogno che torni. Mi dispiace, ma non è necessario che mi dica niente, perché e il tuo meraviglioso figlio? Si è fatto bere il cervello da tua sorella. Ovvio.
Chiamalo e parla con lui senza sua sorella davanti. Che? Lo chiamo e non mi risponde. Anna. Pare che è malato. Magari sì. Me ne frego! Allora, dai, dimmi, cosa mi stavi dicendo? È l'ultimo giorno che vengo. Ma figurati. Come se fosse la prima volta che lo dici. Ma non è che lascio te. Io ho lasciato anche la scuola. Mi sono licenziata. Proprio non lo vuoi vedere, quel poveraccio. Io non voglio vedere nessuno. Non voglio insegnare. Chi se ne frega, addio. Secondo me si sono tolti un peso di dosso. Facevano finta, fingevano, gli facevo pena. E anch'io mi sono tolta un peso di dosso. Ma se... se non hai le tue classi, se non hai me... E dove andrai? Cosa farai? Niente. Niente di niente. Esatto. E se non fai niente di niente, che cosa farai? Non lo posso accettare. Non lo voglio accettare. E a cosa pensi? Non penso. Voglio mio figlio. Io invece ho pensato, sì, a un viaggio. Andrei a Parigi prima che ti seppelliscano. No, no. Sto pensando a un altro tipo di viaggio per me. Buon divertimento. Figlia, chiedimi dove voglio andare. Dove vuoi andare? Più lontano di Parigi. Sì. A te lo posso dire, eh? Senza che ti scandalizzi. Sì, io lo so che tu mi capirai, che ti sembrerà una cosa buona. Sicuramente. Non parlo di un viaggio di 4 giorni che tanto non servirebbe a niente, non mi toglierei dalla testa quello spizio del cacchio, non servirebbe a sistemare niente. Cosa vuoi sistemare? L'hanno sistemato loro, non puoi sistemare niente. Appunto, no, è un viaggio, no? Molto lontano e riposare una volta per tutte. Io non lo so dove vuoi andare tu. No. Proprio per niente. Sicuro che ti... Sicuro che è questo che vuoi? Sicuro. E dovrà essere adesso. Io ti stavo aspettando, non per scocciarti, no, ma per chiederti di... Dai, hai capito, no? Di aiutarmi un poco a farlo bene. Sei pazza? Ora sì che sei fuori di testa. Non lo dici tanto convinta. Sarà come un viaggio, no? Uguale. Dio mio, starò tanto tranquilla, tanto tranquilla. E vuoi che io ti aiuti? Sì, ecco, questo io vorrei, però... Da quando ti ho visto entrare, per la verità... Vuoi o non vuoi? Se non ti va, no, No, cioè... Se mi aiuti, io sono contenta. Però, figlia, io...
Io ti vedo, io ti sento parlare. Che cos'altro c'è adesso? Che cosa significa che non puoi fare più niente di niente? Io sono egoista. Ti sto chiedendo di aiutarmi, di portarmi via prima che mi portino via quella puttana di mia figlia e quello stronzo di tuo figlio. Sì, e quello stronzo di mio figlio! Sparire, no? Oh, sì. Io a dormire e loro a fanculo. Ma te li immagini la faccia che faranno i miei figli quando mi troveranno? Come? Come lo vuoi fare? Allora, con il gas, no. No, perché se tu dici che non ammazza e che se accendo un fiammifero do fuoco tutta la scala, no, non ne vale la pena. Col gas no. Però con le pastiglie sì. Con le pastiglie? Ce n'è a sufficienza, eh. Guarda qua, ce n'è un arsenale, no? Tu dici sempre che devo fare attenzione. Ti dicevo di prendere quelle che dovevi prendere. Ce n'è un arsenale, eh? A che pensi? Sì. Ce n'è abbastanza per te e per me. Cosa? Per te e per la sottoscritta. Ma che cosa vuoi dire? Tu cosa credi? Ah no, eh? Non mi rompere, ma che scherzi sono questi? Ma io sto parlando sul serio! Ma mi sembra assurdo che tu non lo capisca! Anch'io parlo sul serio. E lo capisco benissimo. No, tu no, assolutamente. Ma che idee del cacchio! Ma hai perso la testa? Certo, grazie a Dio sì! Tu non è ancora la tua ora, tu, ma no, non mi piace, tu sei giovane, ho tutto il resto! Tutto il resto, ma tu fa culo! Non è possibile, lo capisci che non è possibile! Stai zitta, fammi parlare! No! Preferisci che io me ne vada? E tu dovrai farlo da sola, io dovrò farlo da sola a casa mia? Ma che fesserie! Stai zitta, fammi parlare, non fare la scena! Se lo faccio, quando lo farò? Non incontrerò mio figlio, non sono diventata idiota. Però andrò dove starà lui. No, voglio dire, già lo so, in nessun posto. Non staremo in nessun posto, però è come... È un modo di dire, no? Guardami, non ho niente. Che cos'ho? Ho qualcosa? Ma che ne so io? Niente, non ho niente, niente di niente, ecco tutto. Non mi piace. Io non mi scandalizzo che tu lo voglia fare. Nemmeno tu ti devi scandalizzare. Dio mio signore! Sarà tutto finito. Non succede niente. Il nostro viaggio, no? Il nostro viaggio, quello di tutte e due. Il riposo. Non sentire più niente. Quello che dicono. Né altra angoscia, né ansia, niente, niente di niente, giusto? È quello che vuoi, giusto? È quello che voglio anch'io. Che te ne pare? Ho tutto lo stomaco sotto su. Bugiarda! Qui con me? Sì. Non ti sopporto. Che te ne pare? Guarda che sei... Benissimo, lo faremo insieme. Sì. Insieme. Sarà più facile. Non lo so. Ma sì. Forse. Sì, di sicuro, sì. Grazie. Di niente. Non mi rimane altra scelta, no? Nemmeno a te, vero? No, nemmeno. Bene, allora. Non ne parliamo più. Basta. E adesso? Beh, adesso... Andiamo.